Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio della vita frenetica del trattorista. Questa mattina siamo partiti con la botte per espandere il digestato, ma ora vi porterò con me perché vi voglio mostrare che cos'è un impianto ombelicale per distribuire i liquami, oppure chiamata anche manichetta. Allora, parecchi di voi si staranno chiedendo: ma scusa, ma per espandere il liquame non esistono le botti? Sì, esistono le botti, ma in certi casi è più conveniente ed è più comodo utilizzare questo tipo di sistema. Soprattutto nelle situazioni in cui accanto al terreno si trova una vasca o comunque la stalla o ci sono dei campi limitrofi al centro produttivo e quindi diciamo che noi collegando un tubo all'interno appunto della vasca del liquame con tramite una pompa ovviamente ci rende più facile e veloce il lavoro, perché noi con la botte sì, è comunque poca strada, siamo comunque limitrofi al campo, però il fatto di continuare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro nel momento in cui tu vai in strada per fare il tragitto stai comunque perdendo tempo, anche se è poca. Mentre invece se noi abbiamo questo tipo di sistema ci permette di avere un flusso continuo di liquame in modo da continuare a fare avanti e indietro nel terreno e espanderlo in modo più efficiente, perché comunque ci mettiamo meno tempo, soprattutto se i terreni sono grossi. Questo sistema viene scomodo, tra virgolette, quando ci sono tanti terreni e sono piccoli, perché comunque tutte le volte che bisogna far su il tubo è veramente una perdita di tempo perché ci si impiega un'ora, un'ora e mezza o anche due, dipende da quanti metri di tubo sono, per appunto riavvolgerlo e estenderlo in un altro appezzamento. Interrompo un attimo il discorso che stavo facendo perché ci tengo veramente molto a precisare che nelle immagini che vedrete più avanti la pompa e il pozzetto del liquame non hanno sulle protezioni. Questo perché siccome dovevo fare il video per mostrarvi come è fatta una pompa, come è fatto il cardano, eccetera, eccetera, ho dovuto toglierle, perché se no non si sarebbe visto niente. Però quotidianamente, durante il giorno, questa attrezzatura è sempre protetta da appunto dai carter, dalle protezioni, perché essendo un'attrezzatura che lavora comunque a 1300-1400 giri al minuto, il motore, il cardano girerà anche di più, adesso non lo so di preciso, e appunto necessita delle varie protezioni del caso. Ve lo dico prima che me lo scriviate nei commenti. E stessa cosa il pozzetto della vasca, perché avevamo appena finito di inserire appunto il tubo per pescare e quindi è stato tolto il cancellino di sicurezza, però quando appunto diciamo il lavoro è avviato, tutti questi dispositivi di sicurezza vengono messi al loro posto. Quali sono i componenti principali della manichetta? I componenti principali del sistema ombelicale sono sicuramente il trattore, che ci serve a movimentare il tubo, movimentare la pompa e quando siamo nel terreno a spandere i liquami. E dopo abbiamo appunto la pompa, che può essere una pompa azionata dal cardano del trattore o può essere una pompa indipendente come quelle per esempio che si usano negli impianti di irrigazione dei pomodori per capirci, quindi una motopompa. E dopo abbiamo un avvolgitore che sostanzialmente è per esempio quelle bobine lì per i tubi, che è collegato a un motorino idraulico che è azionato dal sistema idraulico del trattore, che lui girando da una parte o dall'altra ci permette di avvolgere o stendere il tubo della manichetta. Se vogliamo dare un senso cronologico a queste operazioni, praticamente noi arriviamo nell'azienda che deve espandere il liquame. Dobbiamo posizionare la motopompa o la pompa nei pressi comunque del pozzetto dove si va a pescare il liquame. Si attacca il tubo pescante alla pompa, in modo che appunto il tubo che dalla pompa va nel liquame sia già pronto. Poi si provvede a stendere il tubo dell'impianto,
nel terreno, quindi noi con l'avvolgitore percorriamo tutto il tragitto che vogliamo fare. Ci sono diversi metodi: si stende il tubo, si va alla pompa a collegare il tubo, si stacca l'avvolgitore dal trattore e si attacca il ventaglio con appunto il suo attacco per il tubo. Si aziona la motopompa, si accende il cardano, si manda la frizione, si accende il cardano della pompa e noi vedremo praticamente la pompa sempre in azione e un getto unico continuo di liquame dietro al trattore che esce appunto dal ventaglio. Quali sono i benefici del sistema ombelicale? Sicuramente il calpestio del terreno, perché comunque noi siamo semplicemente con un trattore che comunque ha il suo peso, però è molto più contenuto rispetto a un trattore con la sua botte dietro. E dopo abbiamo, diciamo, un modo di espandere più efficiente, perché appunto noi siamo sempre in campo con un getto continuo di liquame, non abbiamo la strada, diciamo, che ci fa perdere tempo. E poi sicuramente abbiamo un ridotto consumo di gasolio. Che seppur voi direte sì, però con la botte c'è un solo motore, qui ce ne sono due, ovvero il trattore e la pompa. È vero, ci sono due motori, però il trattore è praticamente sempre al minimo, mentre la pompa è una pompa, diciamo, concepita per fare quello, quindi lavora ad un regime motore inferiore e questo ci garantisce appunto un consumo minore complessivo rispetto al trattore con la botte. In questo caso abbiamo un trattore dotato di guida satellitare che, come in questo caso, che il terreno è lungo secondo me 500 metri buoni, ci viene molto comodo perché non tanto per me che sono sopra, diciamo, ma più che altro perché si riesce a tenere monitorato il ventaglio dietro, se va tutto bene, ci può tenere sotto controllo un po' tutto il lavoro, ecco. Collegandomi appunto al benessere dell'operatore, ne approfitto per dirvi che cosa deve fare un operatore della manichetta. Allora, l'operatore della manichetta che sta sul trattore monitora, diciamo, lo spandimento, controlla che il liquame della passata precedente non stia scorrendo verso il basso del terreno, quindi magari finendo in un fosso, finendo da qualche parte. E monitora appunto il tubo, se ci sono delle perdite, il ventaglio se sta spandendo bene, se spande male, se ci vuole più pressione, meno pressione e tutti questi, diciamo, fattori un po' che riguardano lo spandimento. Mentre invece l'altro operatore, che di solito si trova nei pressi del motore, tiene appunto monitorato il motore che non succeda qualcosa, tiene monitorato l'attacco del tubo là alla pompa. E dopo magari va a controllare con il camioncino i vari fossi, gli scoli del terreno, che non ci sia liquame disperso da qualche parte e dopo un po', per esempio, se serve qualcosa o si rompe qualcosa, lui è un po' l'addetto che va in magazzino a prendere, non so, la vite, a prendere la chiave o se serve, diciamo, qualsiasi tipo di cosa, manutenzione straordinaria, ecco. Diciamo che in sé non è un lavoro pesante, parte più pesante, se vogliamo definirla così, è quando si va a riavvolgere e quindi a smontare l'impianto dell'ombelicale. Questo perché? Perché bisogna innanzitutto staccare il tubo dal trattore, bisogna ripercorrere tutto il tragitto del tubo, controllare che non sia impigliato in nessuna parte, andare ad attaccare l'avvolgitore, ripercorrere ancora il tragitto del tubo e pian piano facendola in retro, attaccando appunto il tubo all'avvolgitore. Scusate questo suono, è appunto l'impianto satellitare che mi avvisa che sono quasi a fine campo. Stavo dicendo che bisogna ripercorrere in retro tutta la lunghezza del tubo, che in questo caso è lungo 1 km, per appunto riavvolgerlo sull'avvolgitore. Per questo video spiegazione dell'impianto ombelicale è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento in un prossimo video, mi raccomando continuate a commentare, a mettere mi piace e ad iscrivervi. E vi ringrazio tanto per questo, ci si vede in un prossimo video. Ciao a tutti!